ricetta buonissima che si chiama passatelli. Non so se l'avete mai sentita, ma ve la consiglio vivamente di rifarla. Iniziamo subito a cucinare. Vi dico già fin d'ora che io farò una dose e mezza, quindi non vado a mettere 200 g di parmigiano, ma ce ne metterò 300. Quindi, perché a casa mia piace molto questa ricetta, è una ricetta marchigiana, però di grande successo. Ok, quindi ci mettiamo tutto questo bel parmigiano, ovviamente questo che ci è caduto sopra lo rimettiamo dentro. Ok, dopodiché andiamo avanti. In realtà ce lo chiedeva già bello a pezzetti, perché ce lo fa tritare a velocità 10. Perfetto, quindi abbiamo ridato una bella grattugiata al nostro parmigiano e anche qui non andrò a mettere 200 g di pan grattato, ma bensì ce ne vado a mettere, come vi ho detto, una dose e mezza, quindi farò 300. Però la ricetta, l'avete vista da sola, parla per 4 persone, eh? Avanti. Quindi non 4 uova, ma ne metterò 6. Un consiglio, pesatele, perché le uova devono essere circa da 60 grammi. Quindi abbiamo 6 uova da 60, vediamo se rientriamo, altrimenti ce ne mettiamo uno in più. Ok? Proviamo a vedere se il nostro impasto, ma io aggiungerei direttamente un uovo in più, non me la rischio. Quindi facciamo subito questa cosa. Vi dico sempre di uova di controllarle prima di metterle all'interno e ce ne mettiamo giusto, appunto, andiamo sul sicuro. Dopodiché andiamo avanti, le uova le abbiamo messe. Pizzico di noce moscata. Vi ricordo che se avete il TM31 o il TM21 potete comunque fare questa ricetta, le mettete in maniera manuale. Posizioniamo il tutto, ci mettiamo anche l'aggiunta di sale come ci richiedeva, due pizzichi insieme alla noce moscata, e andiamo ad impastare a velocità sfiga per 2 minuti. Ecco qua, il bimbi ci avverte che ha terminato, andiamo avanti e ci aiutiamo un attimino con le mani a compattare il tutto. Quindi lo trasferiamo o su un piano da lavoro, come vi fa più comodo, oppure lo mettiamo direttamente in una... Adesso ho portato giù tutto l'impasto nella mia ciotola, quindi mi aiuto un attimino a dare una forma più compattata e poi lo andrò a lasciarlo così fermo per circa un'oretta e per lasciarlo riposare. L'unico consiglio che vi do è per capire come, diciamo così, se il mio impasto è pronto. Eccolo, è questo quello che dovete fare. Dovete far sì che il vostro impasto sia omogeneo e soprattutto non è che deve rimanere proprio asciuttissimo, lo dovete sentire l'appiccicadiccio sotto le mani, ma non deve essere proprio bagnato, ok? Dopodiché preparate un buon brodo e vi faccio vedere come si passano. Allora, questo è l'impasto che abbiamo lasciato riposare, ne ho preso una parte, l'ho messo all'interno di questo schiacciapatate che deve avere una maglia abbastanza larga. Che si fa? Adesso si spinge, fatevi aiutare da un maschietto se non ce la fate e fate venire giù i nostri passatelli. Dopodiché li tagliate con un coltello senza lama, vedete io lo sto utilizzando al contrario, su per giù di questa grandezza e continuate fino a che non avete finito il vostro impasto.